le tecniche per affrontare le difficoltà della vita ai trucchi per combattere la sedentarietà, dagli esercizi antiartrosi ai motivatori al movimento, tutto a Rimini al Salone del Wellness. Vietato impigrirsi, annoiarsi, impossibile fermarsi. Il prossimo autunno in palestra suderemo, ci rassoderemo a ritmo di zumba, sorrideremo a ritmo di zumba. Si alternano ritmi esotici latini sensuali, lenti a movimenti energici e veloci. Lo zumba fitness mixa danza e fitness porta benefici psicofisici. E a proposito di sensualità, ecco la Polex Gym, disciplina a metà tra la lap dance e la ginnastica artistica. Ci si allena intorno a un palo, arrampicandosi e volteggiando. Migliora la postura e l'equilibrio, con coreografie fatte di movimenti sinuosi. L'ha inventata una pluricampionessa di aerobica. Il vantaggio è quello proprio di riacquistare la femminilità e poi di una maggiore tonicità del corpo, perché lavoriamo a carico naturale. E ancora, a proposito di movimenti e ritmi lenti, c'è la bioginnastica per reimparare a respirare, ce lo siamo dimenticati, combattere ansia e stress. È una ginnastica per il corpo e per la mente che ora si fa con strumenti naturali, bandita, plastica o gomma piuma. Si usano prodotti della terra come il sale, in questo caso di cervia, in questi cuscini, che rilascia calore efficace sulle forme artrosiche. Andamenti lenti anche con lo yoga antigravità. Serve a rilassare il corpo, a rissodare la parte superiore del corpo e a stimolare molto il lavoro sull'addome. Un po' inquietante, non è inquieta? Assolutamente rilassante. Le novità del settore, sport, fitness, benessere, coniugati in tutte le declinazioni a Rimini Wellness, in corso alla fiera della città romagnola fino a domenica. È la sedentarietà il primo nemico da combattere per prevenire l'obesità, le malattie cardiovascolari, per stare bene. Ed esortano a praticare attività fisica anche i due testimonial della manifestazione. Amo lo sport, mi ha insegnato grande disciplina e soprattutto una legge fondamentale che applico tuttora nella vita, che è più tu fai, più tu lavori, più tu riesci a ottenere. Ti senti anche meglio dopo aver fatto un po' di attività fisica. E gli italiani stanno cominciando a capirlo, secondo i dati presentati a Rimini Wellness. Cresce il numero di chi fa attività fisica, il 23%, anche se c'è ancora un 38% di sedentari. Un settore che non conosce crisi, anzi in crescita comunque, quello del benessere e dello sport. Anche grazie ai centri benessere e al turismo termale, lo scelgono sempre più giovani. E cambiare stile di vita si può. Importante poter unire durante la settimana, 3 volte alla settimana minimo, delle sedute di allenamento da 30 minuti, 45, abbinando una corretta alimentazione a base di proteine vegetali come la soia. Per cambiare stile di vita arriva anche il personal trainer da portare con sé, un motivatore al movimento. Ogni giorno mi assegna un obiettivo da raggiungere. Misura l'intensità e la durata dell'esercizio fisico durante la vita quotidiana. Poi, andando su internet, posso collegarmi e avere un sito che mi dà i miei risultati, mi dice come sto andando, se mi sto muovendo di più o di meno, e mi dà una serie di consigli. E attrezzi che ti consentono grande libertà di movimento, che si adattano al tuo passo. E nuovi cardio fitness, nella macchina c'è tutto, tutti i programmi di allenamento e le applicazioni di intrattenimento. Può monitorare tutto il suo sforzo fisico con quella che è la sua condizione attuale del momento, quindi le evita di fare cose che potrebbero essere di danno anziché di salute. E poi c'è la tecnica per affrontare la vita, le difficoltà e il lavoro. Si fanno stage di yoga della risata nelle scuole, nelle carceri, nelle aziende. Ridere è contagioso, porta benessere, energia, perché alla risata ci si allena, perché coltivare la propria risata interna bisogna.